Erano passate da poco le 12:30 quando la life support di Emergency è apparsa all'orizzonte al largo della banchina nord del porto di Ortona, in netto anticipo rispetto alle previsioni viste le condizioni del mare di ieri. Dal porto di Augusta la partenza mercoledì scorso per la destinazione assegnata di Ortona, a bordo 161 migranti, diverse donne in stato di gravidanza e decine e decine di minori, molti non accompagnati, anche tra i 6 e gli 8 anni. Provenienza Burkina Faso, Camerun, Chad, Congo, Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea Conakry, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sud Sudan e Sudan. Abbiamo ascoltato le storie delle persone che abbiamo a bordo, la maggior parte sono storie comunque drammatiche. La storia che mi ha colpito in particolare è una storia di un ragazzo somalo che ha perso i suoi genitori in Somalia a causa dell'attacco da parte del gruppo terroristici Al-Shabaab. Lui è andato via dalla Somalia quando aveva 15 anni e quindi praticamente adesso ne ha 22, da 7 anni che sta viaggiando in cerca di una vita migliore. E mi ha colpito, insomma, in questi 7 anni, di qui 5 anni nella carcere libica. Infatti mi faceva vedere tutte le violenze, insomma, che ha subito, delle cicatrici che mostrava appunto che ha al corpo. E quindi mi ha fatto riflettere, perché 7 anni sono 7 anni, 7 anni una persona si laurea, 7 anni una persona riesce a entrare nel mondo del lavoro, invece per il fatto che lui è nato nella Somalia, insomma nel mondo, nel posto sbagliato, per lui da oggi inizia una nuova vita. Io gli auguro davvero il migliore perché se lo merita. Questa è la drammatica testimonianza di Johannes Gebrai, mediatore culturale di Emergency. Una vita migliore per queste 161 persone, come per tutti coloro che fuggono da paesi dove invece la vita non vale nulla. Le operazioni di sbarco coordinate dalla prefettura di Chieti con il supporto di Guardia Costiera, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Croce Rossa sono terminate a pomeriggio inoltrato. I migranti passeranno la notte al palazzetto di Villa Caldari, dove sono state sistemate delle brande e dove possono rifocillarsi. Poi, come spiega il viceprefetto Gianluca Braga, saranno dislocati in vari centri d'accoglienza straordinaria in Abruzzo, Marche e Molise. All'incirca la metà di tutto il gruppo resterà in Regione Abruzzo, tra adulti e parte dei minori. Per il resto destineremo un gruppo di 40 nella Regione Marche, così come disposto dal Ministero dell'Interno, e altri 20 nella Regione Molise. Avremmo potuto salvare altre vite se non ci avessero dirottato ad Ortona, ha spiegato il capo missione della Life Support Emanuele Nannini, mentre Roberto Maccaroni, responsabile sanitario dei soccorsi in mare per Emergency, spera che da Ortona si possa al più presto tornare nel Mediterraneo. Il nostro scopo è quello di stare in mare il più possibile, perché questo naturalmente aumenta le possibilità di soccorso. Abbiamo visto in queste settimane che purtroppo quella tratta di Mediterraneo si conferma essere una delle zone più trafficate, più pericolose e più mortali. Per cui il nostro posto è là e dobbiamo farlo il più presto possibile, già domani o dopodomani.